Volge al termine nel polo scientifico-tecnologico di Sulmona il progetto denominato Salute e Benessere, un'iniziativa che ha conosciuto il suo esordio nell'anno scolastico corrente e ha visto impegnati la docente referente Angela Conforti e un team di studenti che attraverso dei questionari hanno formulato delle domande a tutti gli alunni del polo, dove hanno indagato lo stile di vita, il regime alimentare e le maggiori dipendenze che oggi caratterizzano il mondo giovanile. Noi ci siamo riuniti quasi tutti i pomeriggi, il martedì alle 3, e abbiamo iniziato a fare dei questionari e quindi abbiamo formulato delle domande che poi abbiamo rivolto a tutto il polo e abbiamo ottenuto un risultato piuttosto buono, nel senso che i ragazzi svolgono tutti attività fisica e assumono uno stile di vita corretto, con un'alimentazione corretta, solo che la maggior parte di loro fa uso dell'alcol il sabato sera. Per quanto riguarda il fumo, non abbiamo riscontrato gravi, cioè, gravi usi di questa sostanza e quindi siamo soddisfatti di quello che abbiamo ottenuto da questi questionari. Noi abbiamo iniziato quest'anno per la prima volta, non solo io, ma anche il gruppo di ragazze, diciamo, che ha formato questo piccolo progetto, ragazze che vanno dal primo al quinto anno. E nasce proprio dalle idee delle ragazze che hanno veicolato tutta la loro attenzione su quello che sono, diciamo, le loro esigenze. Io insegno una materia, educazione fisica, con cui, diciamo, io sto sempre a contatto con i ragazzi e quindi ho conosciuto un aspetto diverso dei ragazzi, perché la mia materia in genere piace, perché è una materia che diverte, che rilassa. Si sente sempre dire che i ragazzi sono privi di valori, invece io con questo progetto ho potuto constatare che i ragazzi hanno veramente dei valori e delle idee. L'importante è stimolarli. Il progetto si è chiuso stamane con una conferenza dal titolo Lo sballo del sabato sera. Relatore De Luigi Giovannoni, sacerdote salesiano della comunità Soggiorno Proposta di Ortona. Lo stato di salute e benessere, dichiarato De Luigi, si raggiunge quando l'uomo riesce a relazionarsi serenamente con se stesso e con gli altri, ottenendo in questo modo un equilibrio affettivo-psicologico. L'alcol, come si è detto, rappresenta la forma di dipendenza più comune, ma non è la sola. Dobbiamo proporre stili di vita diversi, ha ribadito il sacerdote, perché ogni giorno, anche in oratorio, incrociamo situazioni difficili. Questi fenomeni non hanno più posto perché sono dappertutto, sono anche dentro gli oratori, sono dentro le scuole, sono dentro anche le famiglie cosiddette normali e bisogna avere molto occhio e soprattutto essere molto vicini alle situazioni perché altrimenti le vediamo, ce ne accorgiamo, ma non facciamo niente. Bisogna proprio incrociare queste situazioni che ormai sono generali, solo per molti purtroppo. L'alcol è uno e le dipendenze sono tante. Credo che l'alternativa sia solo creare uno stile di vita diverso, creare delle opportunità perché i ragazzi possano vivere serenamente e non aver bisogno poi di stampelle, di surrogati. È profondamente vero che anche il tessuto sociale e l'ambiente in cui si vive favoriscono meno il verificarsi di certe dipendenze, ma uno stile di vita sano può promuovere buoni valori a prescindere dai condizionamenti del proprio territorio. Sicuramente a Sulmona, soprattutto il sabato sera, non c'è molto da fare, quindi sicuramente è una causa del problema. Però sicuramente si potrebbero trovare altri metodi, altre valvole di sfogo il sabato sera, ad esempio passare una serata diversa con gli amici al cinema oppure mangiando una pizza sempre in maniera salutare. O una giornata all'aria aperta, certo.